Seneca ondeggia fra due poli, il polo della ricerca dell'interiorità e il polo della ricerca della comunicazione. Questi due poli sono in qualche modo in contraddizione fra loro e per questo Traina parla di uno stile drammatico. Abbiamo un linguaggio dell'interiorità che si articola in tutta una serie di esternazioni a cui fa poi riscontro il movimento verso gli altri, il tentativo di partecipare ciò che si è conquistato con la ricerca interiore a tutti gli altri, al fine di liberarli. In hoc me recondidi et fores clusi, per questo mi sono chiuso dentro me stesso e ho serrato le porte, ut prodesse pluribus possem, per poter giovare a molti. Posterorum negozium ago. Io mi occupo dei posteri, mi occupo di coloro che potranno beneficiare di questa mia saggezza, di questa mia ricerca. L'interiorità è allo stesso tempo un rifugio in cui corazzarsi contro le asprezze del mondo. Ma poi, dopo aver obbedito a recede in te ipsum quantum potest, torna in te stesso quanto puoi, ecco che parte il messaggio della comunicazione, che si articola appunto come sua strumentazione principale attraverso la sentenza. Che cos'è una sentenza? Vi dicevo una frase a effetto, ma la retorica di Seneca è il suo modo sincero di parlare agli uomini per giovare agli uomini. Lo stile senecano riflette dunque un doppio movimento, dall'esterno all'interno, verso la solitaria libertà dell'io, il linguaggio dell'interiorità, dall'interno all'esterno, verso la liberazione dell'umanità, il linguaggio della predicazione. Malitia liberatus et liberat, sentenza proprio canonica, liberato dal male con la ricerca dentro di sé, et, col valore pregnante di et, con il significato di anche, liberat, passa a liberare gli altri. In questo noi sentiamo la sua drammaticità, dramma di un uomo perennemente oscillante fra la cella e il pulpito, una similitudine monastica fra l'isolamento e la predicazione, ma forse c'è qualcosa di più che ci tocca più da vicino, il dramma della saggezza fra l'amore di sé e l'amore degli uomini.